E ora dobbiamo far qualcosa. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Oggi nella festa della Repubblica ricordiamo il 70° anniversario del referendum nel quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia e scelsero la Repubblica. Il 2 giugno 1946 gli uomini, ma soprattutto le donne che per la prima volta poterono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, riacquistarono proprio attraverso il voto quelle libertà civili e politiche che furono mortificate, se non addirittura annientate, durante il ventennio fascista. Il risultato più importante e più alto di quel periodo di divisione, quel difficile periodo di divisione, di resistenza e infine di liberazione, fu la Costituzione, entrata promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio 1948. Costituzione che ogni cittadino deve innanzitutto conoscere, poi rispettare ed infine amare. Conoscere non solo nel senso di conoscere gli articoli, il testo, ma soprattutto l'essenza, e cioè i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E la vera conoscenza è il presupposto per rispettare, perché chi non sa, chi non conosce, non può apprezzare e conseguentemente non rispetterà. E sotto tale prospettiva, nel contesto sociale, culturale, soprattutto demografico in cui viviamo, dobbiamo chiederci cosa significhi in concreto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni sociali e personali, o ancora quanto impegno, quante risorse è giusto impegnare nel compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Infine, dicevo, ho usato il verbo amare, amore nel senso inteso come passione civile, perché la passione civile per il bene comune che la Costituzione repubblicana ha così ben sintetizzato sia la guida, sia il faro che illumini il nostro agire quotidiano, in modo tale che la nostra cittadinanza, il nostro modo di essere cittadini sia una cittadinanza attiva che sappia andare oltre le piccole appartenenze, le piccole convenienze e quindi oltre le visioni di parte. Con questo auspicio, che è anche e soprattutto impegno civile, proclamiamo viva la Repubblica e la sua Costituzione. Grazie. Grazie ancora per la presenza, mi è sfuggito all'inizio un saluto anche alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza, anche ai soldati che sono all'estero in missione di pace. Grazie ancora a tutti e buona festa della Repubblica. Questa è una cerimonia, la nostra giornata poi proseguirà alle 18:30 al Tempio della Musica, dove ci sarà uno spettacolo teatrale Cala Repubblica. Grazie ancora e buona giornata.